Come comitato non siete per niente d'accordo su queste criticità rilevate dallo studio di fattibilità. In più è spuntata fuori anche una cifra molto, molto importante che riguarderebbe l'area appunto di Villa Mosca. Beh, sì, diciamo che siano due aspetti questi sulle criticità. Io credo che io sono un tecnico, un progettista, quindi sappiamo benissimo che quando si interviene le criticità sono sempre presenti. Sarà nelle abilità dei professionisti risolvere quelle criticità. Noi ad un primo sguardo abbiamo già evidenziato che queste criticità sono facilmente superabili o sembrerebbero essere insomma, di natura di ordinaria amministrazione, chiamiamolo così. Non hanno un impatto notevole né gli aspetti della cantieristica né gli aspetti della possibilità di ampliare in prospettiva l'ospedale né sugli aspetti delle accessibilità. Le accessibilità sono oggi garantite sia da quella esistente ma anche da quella in prospettiva che è la variante nord che consentirebbe un accesso velocissimo all'area sanitaria, soprattutto in previsione della soluzione B che hanno preventivato il gruppo di lavoro che vede l'intervento a monte dell'area sanitaria. Questi 200 milioni di euro di cui si parla? Allora, dei 200 milioni io l'ho letta e quindi anch'io sono rimasto un pochino basito di questa affermazione nella quale si dice che l'adeguamento sanitario del Mazzini prevederebbe un intervento di 200 milioni. Questo non soltanto sembra a noi, cioè non è supportato, suffragato di elementi tecnici, anzi gli unici elementi tecnici a cui possiamo fare riferimento è la valutazione fatta dalla Protezione Civile a suo tempo che ne vedeva per l'adeguamento sismico una spesa di 22-23 milioni di euro. Quindi da 22-23 essere passati a 200 mi sembra una cosa strana. Poi pensare che possono essere 200 significherebbe sancirne la morte sicura qualora dovessero abbandonare il sito di Villa Mosca, questa che è una cosa che non è sostenibile. Quindi per voi comunque è possibile realizzare il nuovo ospedale a Villa Mosca? Per noi è possibile realizzare il nuovo ospedale a Villa Mosca, non soltanto per noi, ma cioè, il gruppo di lavoro ha evidenziato sì le criticità, ma ha proposto tre soluzioni. Una precedente già c'era e ce ne sono anche delle altre, quindi ad oggi noi abbiamo quattro soluzioni possibili per Villa Mosca. Certo, ognuna con delle criticità diverse, alcune possono essere poco praticabili. La soluzione C, pensare che uno studio di fattibilità abbia potuto prevedere la demolizione del Mazzini, cioè dell'8-1 del Mazzini, sembra un po' avventata, però l'hanno inserita come tale e quindi noi come tale la prendiamo. Quindi ad oggi abbiamo quattro soluzioni per il Mazzini a fronte del fatto che quest'area non era neanche idonea. Se in Consiglio Comunale si dovesse fare un passo indietro rispetto a questo studio, dopo anche averne parlato in commissione. Se si dovesse fare un passo indietro rispetto all'atto deliberativo originario, cioè l'atto deliberativo che vedeva, beh, se dovesse fare se ne assumerà la responsabilità la classe politica. Non si dimenticano la classe politica che ha trovato il suo consenso elettorale nell'ultima tornata, anche in relazione al fatto che ci sono state delle dichiarazioni ben precise fatte dal primo cittadino, per cui ci sembrerebbe anche assurdo che oggi si torni indietro su quella volontà. Le 10.000 firme e le promesse in campagna elettorale, insomma, devono in qualche modo avere un loro peso e penso che l'avranno.